materie prime per concludere la nostra trasmissione. Allora andiamo subito a vedere la speciale classifica di Global Market delle materie prime più performanti nei primi due mesi dell'anno 2012. Allora, Angelo Ciavarella, sul primo gradino del podio, silver, l'argento 21,76 è la variazione percentuale ovviamente in positivo che ha registrato questa materia prima. Siamo passati da 27,89 del 1 gennaio 2012 al 33, facciamo 34 della seduta di 0,5. Praticamente era un po' meno considerando la giornata di ieri del crollo, però tendenzialmente questo è un pochino il 21%, insomma, chi avesse scommesso magari sì, sulle ETF. La cosa che mi colpisce è ancora l'oro che continua. Allora, aspetta, allora, enunciamoli tutti. Brent 15,94%, e su questa cosa penso che tutti se ne siano accorti. È poi notevole la differenza tra Brent e WTI. Quello rimane, ti ricordi che noi ne parlavamo. Se ne parlate, rimane ancora così forte perché c'è moltissimo stoccaggio in America di WTI nelle diverse storage location. Allora, non anticipare niente. Cocoa, il cotone 9,30%, il soyben 9,26%, l'oro 9,05% di performance positiva, il WTI 8,33, lo zucchero, lo sugar 5,53, il corn 2,16, il wet 2,76 e il cotton 0,39, il cacao. Ma un paio di considerazioni a prima vista. Una performance ancora positiva dei metals, in particolar modo del silver, dell'argento e dell'oro. Come mai? E comunque sono molto diciamo spinte da questi quantitative easing che fanno un po' tutte le banche centrali mondiali, dalla Fed alla banca. Allora non mi dici, non è fondamentale qui, ma è speculativo? Ma penso sia abbastanza speculativo, soprattutto nell'ultimo periodo. È vero che adesso il gold, è la notizia di ieri, ha rotto un importantissimo livello, cioè la media, almeno a livello tecnico, la media degli ultimi, la media al rialzo di giorni, al ribasso. E su livelli, secondo me, potrebbe esserci uno storno importante di questo metallo. Dunque molta attenzione sulle materie prime che hanno perso, ma penso che comunque molta attenzione su tutte le materie prime. Su tutte le materie prime. Una cosa interessante è che molti parlano di un possibile impatto negativo del rialzo delle materie prime per la crescita mondiale. Come è successo nel 2008, quando il petrolio ha toccato i 144, e anche le altre materie prime però salivano tantissimo, certo. Soprattutto l'agriculture. Ecco, due differenze rispetto alla scorsa volta. A, il petrolio viene da livelli più bassi rispetto al 2008. Infatti parliamo di un petrolio a 107, un WTI, e durante la crisi del 2008 arriva a 140. Fondamentali non ce ne sono sul petrolio per due motivi. Beh, prima di tutto perché le geopolitiche, ecco, ma infatti per i fondamentali la pangiare le tensioni geopolitiche le mettere da un'altra parte. Speculazione. Proprio di domanda, non c'è domanda di petrolio, anche perché l'economia giustamente europea non vanno molto bene, sono eccezioni, quindi non c'è una gran domanda di petrolio. L'offerta è ai massimi degli ultimi 15 anni di petrolio, cioè si pompa tantissimo petrolio, ha raggiunto il picco degli ultimi 15 anni, quindi di fatto c'è questa sperequazione tra domanda bassa e offerta molto alta. Il prezzo dovrebbe scendere, non scende perché? Perché ci sono tensioni geopolitiche molto forti, in Iran chiaramente, e poi perché anche è salito? Perché di fatto il petrolio è molto legato all'andamento degli indici azionari, soprattutto americani. Segue molto l'indice azionario del 75%, la correlazione è molto forte, tanto è vero che la salita del petrolio, e non dico speculare, ma comunque molto simile alla salita degli indici americani negli ultimi tre mesi fondamentalmente. Ma e comunque è interessante notare come dal primo al secondo ci sia parecchio spread, visto che... Sì, continua a esserci tra Brent e WTI. Tra il secondo e tutti gli altri è ancora più marcato. Consideriamo poi dal primo al terzo, dal silver al cacao, che si passano dal 21,76 al 9,30. Sì, ma cosa interessante è vedere come tutte le agriculture, quindi parliamo di grano, piuttosto del cotone, del corn, tutte queste, diciamo, soft commodities, sono praticamente, hanno performato poco quanto niente. Questo è molto positivo per l'economia perché non ha un impatto sui beni di prima necessità, sì, almeno da questo punto di vista. Poi chiaramente le parti energia, speriamo che inizia a scendere il prezzo del petrolio, perché è una delle prime voci che porta al rialzo dell'inflazione, chiaramente. Questo è una che dobbiamo curarci. Magari anche l'impoverimento delle tasche degli italiani. Ovviamente, che basta vedere i prezzi della benzina, sono sotto gli occhi di tutti, d'altronde. È sicuro.
Allora, altri argomenti interessanti da... Ma il Sodian è una cosa interessante, che quello è performato meglio rispetto alle soft commodities. Magari diciamo che cos'è il Sodian. Sì, è una materia prima appunto usata come una ricalcita fondamentalmente. E perché? Perché la Cina ha una domanda di Sodian molto molto alta, soprattutto negli ultimi 6 mesi, 8 mesi è stata a crescere parecchio, rispetto a qualche anno fa è cresciuto di 4-5 volte si stima. Quindi è dovuto un pochino a questo, ma d'altronde la Cina è il maggior, diciamo, consumatore di tutte le commodities mondiali, dato che cresce a questi livelli. Angelo, rivesti per pochissimo i panni da trader e dimmi su cosa punteresti a rialzo long. Io e sono sempre, su cosa short. Se ricordo, ho sempre fatto long equity alla fine dell'anno scorso, in particolar modo su America. Ho sempre detto di comprare America, perché secondo me questa performerà gli altri indici ed è comunque più stabile rispetto agli indici europei. Comprerei ancora equity, anche europea questa volta, magari non troppo. Giappone. Mid cap? Una cosa interessante da notare sulle azioni è questo, che si è comprato moltissime società che o non stacco dividendi o sono dividendi bassissimi, a scapito di società con dividendi molto alti, e mi viene da pensare a Enel in Italia con dividendo altissimo. Perché la speculazione, comunque gli investimenti sono mossi su società che sono state particolarmente negative l'anno scorso e quindi hanno puntato a un apprezzamento capitale delle stesse piuttosto che un apprezzamento legato agli dividendi delle società. Quindi credo che ci potrebbe essere un ribilanciamento dei portafogli a favore di società che hanno dividendi molto alti e che è successo anche in America questo. Obbligazioni? Obbligazioni... Dammi la percentuale del tuo portafoglio ideale. Ma io farei almeno un 50-60% equity. Addirittura? Sì, io sarei molto esposto su equity americana, un po' meno in Europa e qualcosa in mercati emergenti, in particolar modo sul Giappone, più che in mercati emergenti, poco su mercati emergenti. Poi sarei leggermente esposto comunque sull'obbligazionario, ma dei paesi periferici, preferirei. Ecco, cosetta, comprerei sempre di petrolio, perché nel caso che sia successo qualche guerra, ci ripara da tutto. Però di no, comunque tensioni che salgo. Angelo, siamo quasi in chiusura, abbiamo una trentina di secondi, eventi in calendario, c'è qualcosa? Sì, stiamo lavorando per portare un tour itinerante in Italia, che dovrebbe toccare le principali città italiane, con anche dei concorsi legati molto simpatici, che spero apprezzeranno un pochino tutti i clienti e le persone che comunque amano il trading. Telegrafico, come sta andando l'R54? So che siete sponsor di una barca. Siamo sponsor di questa barca, di questa competizione molto bella, con la FX Capital Racing. È la prima esperienza, è una competizione molto molto stimolante e forte. Ci stiamo cavando. Allora, come avete visto, il nostro amico Angelo Ciavarella, molto preparato, abbiamo spaziato dalla Russia all'inflazione cinese. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, Angelo Ciavarella di FX Capital, grazie mille. Grazie a te, Enrico, per spettatore di classe. E ricordo che l'appuntamento con Global Market tornerà a regime giovedì prossimo alle 14:25. Grazie a tutti e arrivederci.